Allora, ho portato alcuni esempi per capire, sperando un pochino meglio, come funziona il momento di inerzia. Allora, qui è, come vedete, una scatola di scarpe, che diciamo serve abbastanza per capire come funziona il gioco di, diciamo, degli assi principali di inerzia. Allora, qui c'è mettere la rotazione, mettiamolo più lentamente. Allora, questo qui dovrebbe vagamente essere uno degli assi principali di inerzia, d'accordo? L'altro asse principale di inerzia è, vediamo se si riesce, stabile, questo qui. Dopo proveremo a vedere cosa succede su quello instabile. Questo dovrebbe essere l'altro asse stabile. Poi abbiamo detto più o meno, perché chiaramente la scatola non è omogenea, c'è il tappo, c'è un pezzo di cartone qui che non è esattamente, quindi diciamo non sta esattamente qui, deve farle, questo si dice al meglio, insomma. Si vede che non sono esattamente questi, perché sennò dovrebbe girare, no? Esattamente sull'asse principale di inerzia. Dopo quando l'ho decisionetta lo vediamo meglio. Ma quello che per farvi vedere ora è che il terzo asse di inerzia non è stabile. Vediamo se si riesce. Cioè questo qui, pur essendo un asse di inerzia, se io lo mando più velocemente, ecco, vedete che la scatola tende a mettersi su questo asse qui e non su questo. Vedete, si mette orizzontale. Quindi è un asse principale di inerzia. Chiaramente se io lo impernio qui va bene, non ci sono sollecitazioni sui vincoli, ma se ci sono delle fluttuazioni, questo è instabile e tende ad andare verso il massimo, cioè l'asse di inerzia più grande, dove è corrispondente al momento di inerzia più grande. Un altro esperimento divertente da fare con delle ruote, magari non costose come questa, ma dopo averla strozzata, non c'è il tutorial di ruota. Che ora però possono servire per... Allora, abbiamo fatto un cappio, invece un bullone, un dado, per... si riesce a farlo passare. Allora, diciamo, chiaramente l'equilibrio di questa ruota è questo, d'accordo? Vieni a entrare, perché sei abbastanza alto, fai da tre piedi, vieni qua, sono gli altri, non vedono. Ora però la cosa divertente è che se io metto in rotazione la ruota, la ruota non cade, bensì precede, cioè comincia a girare intorno a quest'asse, ma non cade giù. E la cosa divertente è che io posso metterla in rotazione inclinata in qualsiasi maniera, lei rimane inclinata in qualsiasi maniera. Vediamo anche l'ultima, è così, chiaramente resta così, normalmente in equilibrio. Io la metto a 45 gradi e rimane a 45 gradi finché, diciamo, rende piuttosto facile fare esercizi del tipo... No, aspetta, resta pure qui, anzi metti un dito, metti un dito, ops, no, regge, dai, in equilibrio, ci sta da sola, se te che non sei fiducioso, ci sta da sola, non c'è bisogno di fare, non c'è bisogno di fare nessun sforzo, eh? Ora a questo punto lascio pure questo qui. Allora, prendilo qui da questo bullone e da questo c'è qualche parte tranquillamente, una qui è anche tutto questo. Ora cerca di sterzare. Sì. Cerca di girarla. Difficile? Sì. La parte un altro vuole provare? Niente. No, non ti fai male, eh. Ho cercato di eliminare.
la gira da questa parte, ha detto. Come c'è riduzione anche me, anche se non fa di male. Di cosa senti quando cerchi di girare? È stato oscillante. Perché la ruota invece, allora, te prova a girarla così, rapidamente, la ruota tende a mettersi orizzontalmente, vero? Quindi quando io gli do questo momento qui, la ruota reagisce facendo così. D'accordo? Grazie. Allora l'idea è un po' di cercare di capire perché, quando potete provare, la ruota sta qua. Perché? Perché tutto ciò. Quindi vedete, le rotazioni non sono per nulla banali. Allora, abbiamo già detto questo qui, che F è uguale a I per omega, dove I è un tensore, una matrice, 3x3. D'accordo? Abbiamo già visto come era fatta, abbiamo XYZ. Dove abbiamo visto che questi tre oggetti sono in diagonale, sono sempre positivi, perché ero tipo XX era l'integrale in DM di Y quadro più Z quadro, mentre la rotta diagonale XY era meno integrale in DM di, non mi ricordo, XY. Però non mi ricordo esattamente, comunque era così, no? E quindi questi qui possono essere positivi o negativi a seconda di come è distribuita la massa, questi sono sicuramente positivi. E quindi solo se omega, che ci dice l'asse di rotazione, mettiamo che omega sia sempre diretto lungo l'asse z, è diretto con un asse principale di inerzia, cioè essenzialmente è un autovettore di. Facciamo vedere gli assi z. In generale questo è diretto rispetto a xyz, quindi questo qui mi dà un oggetto, una matrice. Sappiamo che questa è una matrice simmetrica, no? È reale, quindi gli autovettori, gli autovalori sono reali, no? Gli autovettori sono ortogonali. Quindi se omega è diretto come uno degli autovettori di questa matrice, allora L è parallela a omega, perché questo diventa essenzialmente l'equazione agli autovettori, no? Agli autovalori. Quindi l'autovalore sarebbe una di queste cose sulla diagonale, no? quando è nella sua base, no? Quindi secondo gli assi principali, I è della forma x, y, z, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. No? Cioè se io prendo come assi coordinati gli autovettori, cioè gli assi principali di inerzia, I diventa diagonale. A questo punto, se omega sta su uno di questi assi, per esempio sull'asse x, abbiamo che I per omega mi viene Ix per omega. Ritorna? Se è sull'asse Y mi verrà Y per omega, se è sull'asse Z mi verrà Z per omega. Quindi questo diventa essenzialmente l'equazione alle proprietà dei valori, e quindi L è parallelo a omega. Quindi L è parallelo omega solo se omega è diretto lungo un asse principale di inerzia. Ora chiaramente i corpi molto, molto simmetrici, come una ruota o addirittura la sfera, hanno, diciamo, una degenerazione nei momenti di inerzia, cioè vuol dire che in questo caso qui chiaramente abbiamo un asse principale di inerzia che è questo,
Poi gli altri due assi principali di inerzia hanno dato valori uguali, perché chiaramente il momento di inerzia che è così è la stessa del momento di inerzia così, no? Quindi sono dei generi. E quindi in realtà qualsiasi asse per così è ancora un asse principale di inerzia. In una sfera tutti gli assi sono assi principali di inerzia, sono tutti dei generi. Va bene, questo. L'altra cosa che sappiamo è che dl in dt è uguale al momento delle forze esterne. Ora, supponiamo, prendiamo omega costante. Non è diretto lungo un asse principale di inerzia omega, allora vuol dire essenzialmente che appunto L non è diretto come omega, e quindi dL in dt, quindi qui abbiamo omega, mettiamo il corpo è irregolare. Quindi noi abbiamo cercato di mettere, diciamo che il caso l'avesse fatto l'altra volta. Noi abbiamo preso questo corpo qui a bilanciere e cerchiamo di mettere una rotazione intorno a un asse che non è l'asse principale di inerzia. Perché l'asse principale di inerzia è ovviamente questo, oppure questo, oppure questo qui, perpendicolare. Quindi in questo momento mettiamo considerando che è così, com'è diretto L? Com'è fatto L? L è sommi RI vettor MI VI. Mettiamoci che l'asse Z, vediamo questo sia l'asse X, poi così abbiamo no, questo è l'asse X, questo è l'asse Y, non mettiamo dalla parte nell'orientamento giusto. In questo momento questo bilanciere sta nel piano ZY. Purtroppo bisogna lavorare in tre dimensioni, quindi non è facilissimo visualizzare. Allora, quindi abbiamo due masse, la massa diciamo 1 e la massa 2. Quindi questo qui, che prima cosa è punto O, questo qui è R1, questo è R2, questo qui è M1 e questo è M2. Chiaramente con le sue velocità, V1 sarà diretta entrando nel piano della lavagna. Chiaramente in prospettiva bisogna farlo come la X. E M2 sarebbe uscente, ma se si guarda in prospettiva viene rappresentato un po' inclinato, d'accordo? Ma questo sta girando, quindi prendete per la lavagna, V2 esce per così e V1 entra. Quindi R vettor MIV mi dà qui qualcosa per così, torna R1 perpendicolare M1 mi dà qualcosa nel piano ZY, che R vettor V mi dà questo qui di nuovo nel piano ZY, quindi L è così nel piano ZY, come vedete non è parallelo a O. Torna? Abbiamo fatto la costruzione? Torna ai prodotti vettoriali?
ma se L cambia nel tempo, allora l'unica maniera per farlo è che io eserciti un momento, o un viceversa, il fatto che L gira c'è un momento delle forze esterne, chiaramente è dato dal vincolo, cioè io non posso mettere questo qui in rotazione senza qui metterci delle forze o una coppia di forze. No, perché chiaramente se lo facessi liberamente come ho fatto con questo, attaccandolo a un filo, questo bilanciere si mette orizzontale, potete immaginare. No, per tenerlo così devo saldarci un canotto e il canotto, diciamo, verrà sollecitato a struccarsi. Il momento delle forze esterne come è fatto? Beh, dL in dt è ovviamente perpendicolare a L in questo caso, perché L non cambia di modulo, ma cambia di direzione. E quando qualcosa non cambia di modulo ma cambia di direzione, vuol dire che sta facendo un moto circolare, no? D'accordo? Quindi l'incremento è sempre perpendicolare a questa cosa. Quindi L è per così. D'accordo? Cioè, facciamolo visto dall'alto. Visto dall'alto, qui abbiamo x e qui abbiamo y. Detto che L sarà qualcosa così. Adesso guardandolo qui dall'alto, anzi no, dalla parte opposta di y, si può fare come questo disegno. Sarà qui. Come questo disegno qua, visto dall'alto. No, vedete, lungo y dalla parte negativa, no? Quindi qui c'è una palla e qua c'è un'altra palla, il nostro bilanciere, visto dall'alto. E lui sta facendo questo modo. Quindi M, vediamo se trovo un altro colore, M sarà così, ma no, perché DL in DT è qualcosa perpendicolare a L, ma no, quindi sarà diretto secondo l'asse X. Allora, per capire come viene questo momento delle forze, mettiamoci ora nel sistema di riferimento mobile del bilanciere, che è come se fosse una sedere sopra il bilanciere. Allora, nel sistema mobile, il bilanciere è fermo, non si muove. Quindi qui abbiamo l'asse Z, qui abbiamo l'asse X, l'asse Y, anzi, il bilanciere è così fermo, M1, M2, O, M1, M2, solo che essendo nel sistema di riferimento accelerato, perché sta ruotando con velocità omega, ho una forza centrifuga. Torna, il sistema di riferimento che sta ruotando è accelerato perché sta ruotando, quindi c'è una forza centrifuga che tende appunto a raddrizzare il bilanciere. E il cui momento è appunto diretto lungo l'asse X. La se X è diretto all'interno, qui, perché Z fa Y, sì, no, comunque è diretto lungo la se X, che è quello che ho indicato, io non so, mi fa un segno, non mi trovo, non lo so, guarda. Come vedete qui, la descrizione del sistema mobile è più semplice, stavolta, rispetto a quello che sistema fisso, questo
verosimilmente, ma ora non so fare questa teoria, a parte si potrebbe fare dobbiamo anche parlare di quello che è successo con la ruota appesa al filo. Allora, in questo caso chiaramente che cosa c'è? Io ho la mia ruota, mettiamo anche così, quella ruota che intanto ne siamo in modo di precessione. E avevo la mia ruota che girava, e quindi omega questa volta è così, mentre questo qui è il mio filo. Il filo in realtà non era peso proprio nel centro di massa, altrimenti non era nulla, ma era appeso un po' fuori dal centro di massa. Cioè abbiamo il centro di massa della ruota. Non è che l'avevo fatto così, no? Quindi, omega questa volta è direttamente così. Qui ci ho appeso fuori dal centro di massa la mia ruota, non funziona nulla. Se no sta ferma. E quindi c'ho un aumento delle forze esterne dato da M, no? Mg rispetto a questo punto qui che fa del centro di massa, no? Così chiamiamolo V, il momento delle forze esterne uguale Mg D per questo angolo, questo qui alfa, quindi se alfa uguale a 0 è 0, quindi è alfa. E chiaramente il momento delle forze esterne è diretto lungo l'asse perpendicolare alla lavagna. D'accordo? Ora, in questo caso qui, quindi L è diretto come omega, e si deve simmetrico. D'accordo? Quindi L è diretto come così, l'ho fatto il giusto. Questa volta è rotazione intorno all'asse principale di inerzia la ruota, quindi L è diretto come omega in questo caso qui, ma c'è un momento delle forze esterne, stavolta non dovuto al fatto che L non è diretto come omega, ma dovuto al fatto di avendo un peso fuori dal baricentro, viceversa per il baricentro, con una leva che non passa, diciamo, un filo che non passa per il baricentro. Quindi L e di conseguenza omega gira e fa un molto modo di precessione intorno al filo, come abbiamo visto nell'esempio. Torna? Guardiamola qui dall'alto. Dall'alto noi abbiamo L e il momento delle forze esterne M. No, anche qui abbiamo visto, se L sta su questo piano, il momento delle forze esterne è perpendicolare a questo piano, quindi anche per dire così. Quindi anche in questo caso qui, L farà un moto di precessione, però ho disegnato così, per cui non disegniamo tanto qua. Le forze esterne, L farà un moto, appunto siamo di precessione, a velocità angolare omega p, che non è la velocità della ruota, è la velocità di precessione di L. Allora abbiamo L è uguale a I omega, va bene? Perché sta diretto, questa volta sta girando intorno all'asse principale di inerzia, quindi L I omega dovrebbe essere uno scalare. Va bene, è un'idea di questa ruota.
ma dl di t uguale a un vettore consistente. Quindi omega cambia per così, perché ovviamente le cose esterne per così, è sempre questo discorso qui.
omega va niente ai momenti di forza esterne, ma il tiro è così, ma il momento è così. Ma in realtà è in giù, ma ritorna. E se io faccio una coppia per così, il momento è perpendicolare alle forze. E qui io tiro per così, ma il momento è per così, verticale, e quindi omega mi cambia, e L mi cambia in maniera verticale. Quindi io giro per così e la ruota mi stessa per così. Che è il motivo per cui io riesco abbastanza rapidamente a lanciare il cerchio. Il cerchio è tenerlo verticale. Non è il motivo del perché la bicicletta deve essere in equilibrio, ma magari più in là ve lo racconto, oggi non so se ce l'hanno tempo. Ok? Allora, a questo effetto qui è legata la precessione degli equinozi, cioè il fatto che le costellazioni non sono nella stessa posizione di quanto erano e quanto sono state definite, per cui oggi facciamo gli oroscopi del Sole che entra nel Toro, e ovviamente il Sole è stato nel Toro di un certo tempo fa. Bene? Da cosa è dovuta la precessione degli equinozi? È un modo di precessione. Vediamo se ve lo sapete spiegare sulla base di quello che abbiamo fatto oggi. Allora, prendiamo insieme. La Terra ruota su se stessa, no? Quindi è una trottola. Ma non ruota, cioè, l'asse però di rotazione, l'asse, scusate, devo scaricare un po' di roba da questa tavola lì, che l'ho data in mano alla figliola. Facciamo una terra un po' carica durata,
se fosse la nostra ruota di bicicletta. La Terra è per così, ruota intorno a questa, mentre il Sole e anche la Luna ruotano intorno al piano, cioè sul piano che non è perpendicolare a questo. Quindi il Sole tira di più da una parte di quanto tira da quell'altra, perché questa parte è più vicina al Sole, e quindi fa un momento sorgente, lo stesso fa la Luna, no? A questo momento sorgente, quindi, che è diretto chiaramente perpendicolarmente a questo, far ruotare questo L, far ruotare L, ora non mi ricordo se fosse da una parte o da quell'altra, insomma, intorno all'asse perpendicolare al piano dell'eclittica, no? E quindi invece di andare sempre dritto così la Terra, pian piano ruota, e quindi le costellazioni, ovviamente dal nostro sistema di riferimento accelerato, vediamo che le costellazioni non sono più da stesso quadro. Chiaramente, oltre alla rotazione giornaliera, se non vediamo ruotare le costellazioni giornalmente, ma una volta elevata la rotazione giornaliera, le vediamo lentamente spostarsi nel cielo. Vabbè, noi siamo appunto precessione degli equinozi, perché chiaramente gli equinozi, cioè il momento in cui il giorno è uguale alla notte, sono i momenti classici in cui si anticamente si facevano osservazioni per vedere se le costellazioni stavano sempre allo stesso posto, sono due posizioni ben precise dell'orbita della Terra intorno al Sole. Va bene, allora passiamo, prima di fare un esercizio facciamo un'altra definizione, definiamo l'energia cinetica di rotazione. E chiaramente è la somma su i di un mezzo mv v quadro. Guarda, per semplicità prendiamo solo il moto di rotazione, quindi il nostro corpo può essere tranquillamente irregolare, che sta ruotando intorno all'asse, mettiamolo perpendicolare al piano della lavagna. Quindi questo oggetto qua sta ruotando intorno a questo. Prendiamo un pezzettino MI, dietro un pezzettino, a una certa distanza XI rispetto al nostro asse di rotazione. Allora, VI sarà uguale a RI e omega vettore RI, dove RI è questo vettore qui. Ricorda, quindi qui, facciamolo un po' un po' più, no. Questo qui è RI. Ora, VI
qui, che chiaramente è perpendicolare a questo piano che ho disegnato, sarà uguale, questo chiamiamolo rho i, qui il modulo sarà rho i per omega, omega rho i. Dipende, no, dalla distanza di questo qui dall'asse di rotazione. Questo qui, omega, è diretto come un zero. Torna? E ora guardiamo questo qui, la sezione questa volta verticale del nostro pezzo, del nostro oggetto. Cioè la velocità di questo qui, che è perpendicolare, che sta ruotando a questo piano qui, è data da il modulo a questa distanza, cioè questo prodotto vettoriale diventa a questa distanza per omega. Beh, c'è il seno di quest'angolo qui, questo sarebbe Ri omega seno di alfa i, no, questo è il prodotto vettoriale. Allora, quando io mi calcolo l'energia cinetica i, questa sarà uguale a somme i di un mezzo mi rho i quadro omega quadro. E quindi questo mi viene somme i, che posso portare in evidenza un mezzo omega quadro, quindi un mezzo omega quadro somme i rho i quadro per mi. Ora questo qui lo fate nel caso semplificato, così è proprio i. I chiaramente rispetto I a quest'asse di rotazione, la somma delle distanze quadratiche dall'asse di rotazione moltiplicata per la massa. E quindi, bene, è il conto che veniva fuori anche quando faceva il momento angolare. Quindi il momento di inerzia compare in un'altra importante relazione. E nelle rotazioni I uguale a un mezzo I omega quadro, oltre a comparire L uguale a I omega, chiaramente se tutte e due, prendiamolo sempre a omega parallelo asse principale, tanto penso che tutti gli esercizi che farete saranno in questa maniera. No, la tensione è più complicata per quelle. Ora facciamo subito un esercizio, però prima di questo qui guardiamo l'espressione del lavoro nelle rotazioni. L'avevamo già accennato, ma no. Cioè, quindi il lavoro delle forze esterne, chiamiamolo doppio V, che è già dato il momento angolare, sarà uguale alla variazione delle energie cinetiche. No? Cioè, banalmente è questo, cioè, questo è il lavoro delle forze esterne, cioè io che metto in rotazione il soggetto va, questo è, no? Faccio, esercito un momento, in maniera faccio un lavoro di parte a questa energia cinetica. Torna? Cioè, il lavoro sono io che per esempio faccio variare l'energia cinetica di questa ruota.
Quindi cerchiamo di esprimerlo. Quindi vediamo un po', facciamo così come viene fare l'elemento infinitesimo. Quasi tutti i ragionamenti si fanno meglio sugli infinitesimi, dovete un po' prendere. Allora, questo qui di V, no? Quindi sarà uguale a V di un mezzo I omega quadro. Quindi, se mi viene un mezzo da V, I lo considero costante, I omega di omega. Ora di omega sarà uguale a l'accelerazione di omega, cioè la variazione di omega sarebbe l'accelerazione angolare per dt, oppure anche teta due punti di t, come quello che omega è teta punti. Va bene? In effetti avete visto tutti che se io esercito un lavoro sulla mia ruota, c'è un'accelerazione durante l'esecuzione del lavoro, infatti la velocità angolare della mia ruota aumenta o diminuisce a seconda se il lavoro è positivo o negativo. I freni fanno un lavoro negativo sulla ruota. Quindi facciamo di manipolazione, vediamo se non mi sbaglio. Quindi scriviamo questo qui, la variazione del lavoro, nel lavoro viene I, allora il posto di omega ci metto d teta in dt, per questo oggetto qua, che lo posso scrivere di omega in dt per dt, questo sarebbe omega, sarebbe omega punto. Allora, perché mi serve? Perché ora voglio praticamente semplificare questo con questo, cioè volevo far apparire un di omega, perché io omega punto mi serve se faccio un momento le forze esterne. Io omega punto è il momento delle forze esterne, no? Il momento delle forze esterne che è dl in dt, che è d in dt di d omega, ovvero I di omega in dt, che è questo oggetto qua. E quindi sostituendo questo mi viene che dw è uguale al momento delle forze esterne per di te. Che cosa mi interessava? Cioè, questa formula qui è l'analogo per le rotazioni di quello che è per le traslazioni di W, lavoro uguale F per X. No, vedete che hanno esattamente la stessa struttura. Quindi nelle traslazioni il lavoro è la forza per lo spostamento, chiaramente nella direzione dello spostamento. Nelle rotazioni il lavoro è la componente delle forze esterne di teta, chiaramente di nuovo se il momento delle forze esterne e di teta hanno la stessa direzione. Perché dico questo? Perché se noi ritorniamo al nostro moto di precessione, nel nostro moto di precessione la forza peso non fa lavoro. Perché non fa lavoro? Perché il di teta è diretto come omega, no?
l'orientamento del di teta, se lo voglio scrivere come è semplicemente omega di t, se lo prendo omega, l'orientamento del di teta. D'accordo? Quindi il di teta è per così, no? Ma il momento delle cose esterne è per così, scusate, per così, è perpendicolare a questo qui. Quindi non fa lavoro, ma lo fa ruotare. D'accordo? Torna? Infatti lui non è che rallenta per vedere la forza peso, non cambia, no? Quindi la forza peso non può far lavoro, se no dovrebbe far finire l'energia della forza peso. Serve solo per farmela ruotare. L'importante è questa qui, perché questo invece potrebbe succedere, cioè questo è essenzialmente quello che fa un motore che fa accelerare angolarmente un volano, per esempio, che fa partire una macchina, o un freno che esercita di nuovo una coppia, no? su un volano, su una ruota di bicicletta per fermarla. Nel caso delle rotazioni è meglio usare le espressioni che parlano di momenti piuttosto che di forze, no? Perché tanto deve essere sempre coppia di forze. Per esempio, non lo faremo, ma si può definire l'attrito volvente, che è l'attrito dovuto alle rotazioni, no? Che è quello che mi fa per piano filmare la ruota di qualsiasi oggetto in rotazione, e che ha un'espressione simile a quella dell'attrito radente dell'orientamento. Tanto non credo che noi faremo esercizi, potete andare a vedere sul libro quando vi servirà, d'accordo? Oppure forse lo faremo. Allora, facciamo un esercizio, anzi vi lascio 5 minuti per provare a farlo a voi. È un esercizio molto semplice, così intanto vuoto la memoria della macchina fotografica. Provate a fare l'esercizio. Allora, ho un disco raggio R massa M che può ruotare, quindi il momento di inerzia lo posso scrivere subito lì, un mezzo MR quadro, l'ho già fatto, l'obiettivo non era calcolare il momento di inerzia, a cui è vincolata senza attrito, senza possibilità di scorrere, una corda a cui è appeso un corpo di massa M e chiaramente soggetto alla forza di gravità M. Quindi potremmo anche facilmente realizzarlo sperimentalmente con la nostra ruota di bicicletta. Lo facciamo. Parlavo troppo presto, ho fatto un bel nodo. Allora, il problema, mentre io sgraficcio questo, potete cominciare a pensarci, è trovare il modo, cioè quant'è, come va omega, chiaramente così accelererà, parte da fermo, quindi sarà un'accelerazione angolare. Angolare, si può chiamare alfa, per analogia con la A dell'accelerazione nel caso di un moto lineare. Sono nomi, dovete un po' imparare a non essere troppo affezionati sempre agli stessi nomi, anche se capisco che è frastornante se uno poi cambia notazione. Oppure l'accelerazione A, che si può chiamare anche, se mi chiamasse, Z, Z due punti, di questo corpo. Lasciato libero. Torna, come faccio? Cioè, però ve lo faccio, appena finisco di sgraticciare questo particella, si fa con il nostro sistema qua, con la nostra cosa. Vado di dice. Torna, quindi questo qui tira la corda tira questo, potete farlo sia con energia
cioè per esempio, una domanda dovrebbe essere: quando questo è sceso di un'altezza h, che velocità ha? Questa può essere la domanda, no? Che tipica da fare con l'energia. Oppure calcolarsi l'accelerazione e poi ovviamente una volta avuta l'accelerazione vi dovete di nuovo calcolare la velocità, e questo tipicamente uno lo fa con i momenti, il momento angolare, così. Allora, provateci un pochino a pensare da solo, intanto facciamo un esperimento. Allora, per la punta, il buco della valvola che sembra fatta apposta per... per fissare la corda in maniera che possa, no, andare senza svitarsi, ma circa l'ho fatto apposta. Allora, lo appoggiamo, qui ci vuole un oggetto da vendere, no, ho portato il classico puntone, anche posso trovare nella borsa, questo coltellino forse si riesce a prendere bene. Thank you.
Scrivete per il vincolo di uno strisciamento, no,
per l'azione di inostricciamento, per il fatto che la corda non strisce sulla carruca, come impara a voi, uguale a una R. Guardatevi, non dovete fare delle prolusioni, no, dovete scrivere sinteticamente quello che state facendo. Quindi uno deve scrivere conservazione dell'energia, no? Se volete potete anche aggiungere dicendo tutte le forze sono conservative, quindi applica la conservazione dell'energia. Energia iniziale uguale energia finale. Energia iniziale, energia finale, non importa scrivere, si capisce questo qui. È questo, no? Quindi scrivete pezzettini questo qui, scrivete questo qua, punto, poi dovete dire, devo trovare relazione cinematica, poi vincolo di inostricciamento V uguale a omega R. A questo punto potete andare avanti, potete sostituire il tutto e quindi abbiamo mgh della parte iniziale uguale a un mezzo i omega, anzi no, ci interessa la velocità finale, quindi vediamo che omega uguale a q su r, quindi un mezzo i v quadro su r quadro più un mezzo m v quadro. E a questo punto chiaramente l'esercizio è finito, posso sostituire i uguale a mr quadro mezzo se voglio, mi potete applicare l'r, quindi ho m gh uguale un mezzo che moltiplica m r quadro mezzi v quadro, r quadro va via, più m v quadro, quindi v quadro posso mettere a fattore comune, posso anche mettere un 2 a fattore comune mettendo un 2 qui, quindi m gh diventa 1 quarto, m più 2 m piccolo v quadro, e quindi v quadro viene 4 mgh diviso m grande più 2 m piccolo. Ok, posso anche fare l'esercizio con i momenti. Allora, con i momenti e le forze. Allora, sul disco, quindi questo vi faccio il solito esplodo, perché guardate che quando è lavorato con le forze non viene sempre esplodere la faccetta. Quindi qui ho per il disco è questo tau, per il mio corpo ho meno tau m per g, queste sono le forze certe sul disco, come avete qui ci sono altre forze, sarà da qualche parte una reazione vincolare. Nel peggio ci saranno sicuramente le forze, se no il disco viene a scagione. Allora, per prima cosa nelle notazioni è inutile che cerchiate di usare F uguale a mp, tutti ci provano, ma non serve a niente. Tutto è più quello che vi può servire una volta trovate il problema per trovare la reazione vincolare. Ma non serve a nulla a partire con F uguale a mp, almeno usare noi. L'altro errore grosso è di considerare questo oggetto qui così e dire ho mg qui, quindi il momento agente su questo qui sarà, no, il momento delle forze esterne sarà, nel caso di polo O, sarà mg per r. Bene, ma cos'è sbagliato, ora vedremo. Quindi fatevi l'esploso e fate pian piano le cose. Allora, su questo discorso
sto qui compiendo dal momento per questo follow up, perché così la reazione vi pare. Non è MGR per il momento. Quindi questo qui abbiamo tau per R come momento di forza esterna. Non capisco se è in, cioè ci sarà una reazione vincolare, se no questa cosa qui mi casca giù. Questo lì casca giù, questa qui io la devo arrendere, se no mi casca giù, quindi ci sarà una reazione vincolare chiamata N, per dire per un momento una R che è raggio, insomma, una reazione vincolare. Ecco, l'ho messa così perché sarà uguale a meno T, perché questo oggetto qui la somma delle forze deve essere zero, sta fermo come oggetto di massa, no? Quindi qui se c'è solo T sarà uguale a meno T, però questa qui mi serve solo per trovarmi la reazione vincolare, è più uguale a me per A, non mi serve l'altro. Allora, il momento delle forze esterne è T tau per R, chiaramente c'è un meno, perché se lo considero in una certa maniera è negativo, nel senso va giù. Questo perché uso tau come valore assoluto. Se uso tau intendendo questa qui, non importa che lo metta, mi verrà automaticamente negativo, perché se questo qui è il verso positivo di z, tau è di volta verso il basso. Quindi dovete stare attenti, cioè usate sempre valori assoluti o usate la roba con segno. D'accordo? Quindi o tau è negativa perché è diretta verso il basso, allora il momento è tau per R, chiaramente negativo, oppure tau la considerate positiva e ci mettete in il vostro meno, però poi vi ricordate che avete preso tau positiva. Qua giù cosa ottengo? Ottengo meno tau e meno mg, stavolta come sarà negativo perché qua si passo sempre da oltre il segno, uguale a mz due punti o m per l'accelerazione, e chiaramente sì, mg sarà sicuramente maggiore di tau, qui tau viene positiva, meno tau, però z due punti sarà negativa, sarà verso il basso. A questo punto sostituisco tau tra queste due. Scusi una cosa, perché meno tau meno mg c'è, cioè meno tau, cioè meno tau, questa è chiamata meno tau questo, perché deve essere uguale opposta a questa. Ah, ok, va bene, perché la corda non ha massa e quindi la somma delle forze deve fare zero, no? Oppure che non c'è l'azione di azione come vuoi. Quindi questa è chiamata tau, non so come è diretta, si passa, e questa la chiamo meno tau. A questo punto posso sostituire tau tra queste due. Ah, chiaramente cos'è? Il momento delle forze esterne, che è dl in dt, sarà uguale a i omega punto, o i accelerazione angolare. L'accelerazione angolare non mi piace mai scrivere l'altro, quindi sempre omega punto, però fate voi. Oppure teta due punti, i teta due punti. A questo punto comincio a mettere tutto insieme, e cosa scrivo quindi? Il momento delle forze esterne diviso R, che è tau con un meno mg uguale mz due punti, no? Quindi meno 1 su R i omega punto, oppure teta due punti, mettiamo, meno mg uguale m z due punti. Vediamoci, z due punti è negativo, in questo senso lì, perché sta girando il moto d'aria, non sta accelerando il moto d'aria. Relazione cinematica teta punto per R, teta punto che vediamo che è negativo, quindi va bene uguale a z punto, se z punto è negativo, teta punto è negativo, quindi va bene.
due punti, R uguale a Z due punti, ci basta derivare questa qui, e quindi ottengo, facciamolo sempre tutto in Z, meno 1 su R I, anzi io a questo punto posso mettere M R 4 mezzi per Z 2 punti su R meno MG uguale M Z 2 punti R tutto via. Posso moltiplicare tutto per 2, quindi c'ho meno MZ 2 punti meno 2 MG uguale a 2 MZ 2 punti. Porto tutto lo Z dalla stessa parte e ottengo quindi Z 2 punti uguale per M grande più 2 M piccolo uguale a meno 2 MG, e quindi infine Z 2 punti uguale a meno 2 MG diviso M grande più 2 M piccolo, giustamente viene negativo. Bene? Chiaramente se io, se M grande è 0, cioè se la caduta ha la stessa massa, M lo semplifico, il 2 lo semplifico, 0 2 punti uguale a G, ok? Se la caduta ha la stessa massa, l'oggetto casca giù in modo uniformemente accelerato, Bene? E chiaramente, come vedete, è come se avessi più massa da trascinare, cioè questa è la forza attiva. MG e mi trascina non solo M ma M più M grande mezzo, no, quindi la mia ruota è come se facesse da inerzia, e in effetti è un meccanismo comodo. Al laboratorio noi c'era questo oggetto qui per misurare G, in maniera da non doverlo fare come si è fatto noi usando un microfono, no, quindi un campionamento alla frequenza perché i tempi sono brevi. Cosa conviene fare? Per mettere un volanone bello grosso, così che le accelerazioni diventano piccole a piacere, e me le posso misurare anche con un cronometro con i metri di reazione. E in effetti quello che facevamo in laboratorio era esattamente questo, c'era un grosso volanone, si attacca un pesino e calcolavi 20 volte quanto ci metteva ad arrivare a fare un pezzo, no? Una volta avuta l'accelerazione è facile calcolarsi anche la velocità. A questo punto è un moto uniformemente accelerato, no? Quindi avremo che la velocità finale sarà, chiamiamo questo qui, a questo punto chiamiamola A, è costante, quindi la chiamo A, questo A, la chiamo meno A, vai. Così A è positivo, A è questa roba qua. La velocità finale in valore assoluto sarà A per T, lo spazio H sarà un mezzo a T quadro, quindi T, il tempo che ci mette è VF su A, lo sostituisco qui, un mezzo a VF finale su A quadro, semplifico A, e quindi ottengo che VF quadro è uguale a 2H su A, ovvero ritrovo la stessa formula che avevo qua, VF quadro mi viene 4 MGH diviso M grande più 2 M piccolo. Sia l'approccio
forza con energia. E come nei moti traslatori, nel caso in cui domando la velocità spinale, se posso usare l'energia, se non ci sono attriti e così, è più facile usare l'energia che usare il momento. Ci sono domande? È chiaro come ho proceduto? Oh, ecco, occhio, vedete che se voi aveste usato, se voi aveste usato questo qui, non torna. Perché? Perché il momento che agisce qui non è questo, perché questo corpo qui è accelerato. Quindi praticamente è come se dovessi levare la forza di inerzia, detto in un'altra maniera, che però è fuorviante. Cioè, tau è uguale a mg solo se questo sta fermo. Se no, c'è la forza di inerzia. Ricorda? Cioè, vedete, tau è, dopo, se io mg lo porto a quest'altra parte, è mg, no? Meno mz da due punti. Ritorna? Quindi un corpo che si muove non tira quando un corpo sta fermo. Mettiamola così. D'accordo? Se sta fermo tira tutto, se no tira con, cioè tira con quanto viene rallentato rispetto alla caduta libera. No? E quindi più lo rallenta più mi tira. Giustamente, no, pensate come un oggetto sta cascando, più lo rallento e più mi tira. Se arrivo a fermarlo e tira massimo, se lo lascio filare, è un po' come quando vado a pesca, no? Se ci ho attaccato qualche cosa, più lo lascio filare e meno sollecita la lenza, e quindi meno il rischio di strappare la lenza. No, pure frenandolo, cioè metto una frizione sul mulinello e non mi scatto e andiamo. No? E quindi lo posso frenare. Lo stesso corpo in caduta libera, se lo lascio cadere in caduta libera non tira per nulla. No, perché veramente lo devo lasciare andare liberamente. Più freno e più mi tira. Quando lo fermo mi tira al massimo, mi tira come me. Quindi occhio sempre a fare gli spaccati, eh? Non partite a semplificare uso, no, fate i pezzettini e allora siamo più sicuri di non sbagliare. La velocità finale è blocca a destra 2 a no, per acqua, scusa, per acqua, quindi viene per bene.